Ciao ragazze, eccomi con un altro video, questa volta un video haul. Allora, ultimamente ho fatto qualche acquisto, soprattutto make-up, non sono tantissime cose, però ci tenevo a farvele vedere e a condividerle con voi. Allora, cominciamo. Wycon. Allora, da Wycon ho preso, dunque, c'era la nuova linea, quella Kisses from Malibu, una cosa del genere. Non ho preso nulla perché secondo me non c'era niente di particolare, di speciale rispetto al resto del negozio. Quindi ho approfittato di altre promozioni. Allora c'erano tre matite labbra e occhi, si potevano anche mischiare tra di loro, a 5 euro, a tutte e tre. Allora io ho preso il color Amaranth. Il color amaranto, bellissimo. Ho sentito parlare molto bene di queste matite labbra. Sinceramente, non le avevo mai prese e ho voluto provarle. Sono tutti colori molto simili tra di loro, eh? Poi ho preso sangria. Questa è un po' più dura rispetto all'altra. E poi ho preso fragola. Sono sempre tutti sulla stessa tipologia. Quindi, queste tre. Poi, della nuova linea Solari, perché hanno fatto tutta una linea Solari nuova, c'è il burro cacao protezione 50, ci sono i doposole, ci sono le protezioni. Io ho preso le salviette antisale, ok? Ci sono queste, ci sono anche le salviette doposole. Costano 3,90 euro, non sono molto grandi, però sono molto comode da mettere in borsetta per quando si va in spiaggia. Poi, Wycon è uscita con tre smaltini che sono stati fatti in collaborazione con l'associazione AVA, che è quella per diciamo, promuovere, per sensibilizzare. Per quanto riguarda l'anoressia e la bulimia, allora comprando questi smalti si dà un contributo al telefono verde che aiuta appunto le ragazze o i ragazzi che soffrono di questi disturbi alimentari. Allora, io ho voluto prendere, costano 3,90 euro gli smaltini, ho voluto prendere questo bellissimo azzurrino, infatti sono tutti sull'azzurrino, sono uno così col finish flash, si chiama, quindi lucido, qua c'è il finish matte e poi ce n'è uno tutto brillantinato. Io ho preso questo, è molto carino, molto delicato, secondo me è fantastico per questa stagione, poi comunque si fa anche una buona azione acquistandoli. Poi ho preso un altro smalto che mi ha detto la ragazza è nuovo, è nuova come colorazione, ed è questo verde menta, che è quello che ho poi su anche in questo momento. Molto bello, ma non piacciono tanto questi colori pastellosi, però secondo me ha una giusta via di mezzo e mi piace molto. Erano a 2,90 euro questi. E poi ho comprato due rossetti, ahimè, giusto per incrementare ulteriormente la mia mega collezione. Non è niente in confronto a quello che vedo in giro, però per quanto mi riguarda è molto ampia, ampia. Allora ho preso i famosissimi Long Lasting Lipstick, queste tinte labbra. Questo è il color sangria, hanno sempre gli stessi colori, sempre gli stessi nomi, sangria, fragola, corallo, sangria, eccetera. Allora, molto bello. Matte proprio estremo, durata lunghissima, eccolo qua. A me è piaciuto molto e quindi ne ho approfittato. Costano 6,90 euro questi. Poi in offerta c'erano questi lip mousse, sono in edizione limitata. Io ho preso il rosa corallo, tanto per cambiare come colori siamo sempre là. Hanno un pack molto bello. Durano leggermente di meno, hanno questo finish sempre matte, però hanno questa consistenza in mousse che mi piace molto e quindi ho voluto provarli. Allora, per quanto riguarda Wycon, abbiamo finito. Questi erano in offerta, non 8,90, bensì 6,90. Li trovate ancora in offerta. Poi ho comprato
uno dei nuovi smalti della linea L'Oreal Color Riche. Io ho preso il 552 Ruby Folie. Allora, che cosa vi devo dire? Sono gli smalti in olio, quindi sono usciti nuovi, hanno fatto una decina di colorazioni. La caratteristica è che una volta asciugati prendono il profumo dei classici rossetti L'Oreal e lo confermo. La cosa non è che mi faccia proprio impazzire avere le unghie che quando te le passi vicino ti sanno di rossetto, ma pazienza. Allora, lo scovolino è così, io l'ho già provato una volta, secondo me è molto largo. Secondo me questo scovolino è molto largo. Non tutte noi abbiamo le unghie belle squadrate, quindi nel mio caso l'unghia non è squadrata, quindi se io ho uno scovolino troppo largo qua sotto, lo smalto praticamente mi va a finire sulla pelle. Quindi io prediligo comunque, lo so che adesso vanno tanto di moda questi pennellini molto larghi, ma io prediligo ancora quelli un pochino più stretti. Questo secondo me, quello di Wycon, è migliore perché vedete, non è strettissimo, ma non è neanche troppo largo ed è giusto per chi non ha le unghie squadrate. Io ho capito che tutte siamo perfette, ma io in questo caso non lo sono. Quindi, come posso dire, anche la resa era abbastanza granulosa e molto geloso come prodotto, vedete? Non mi ha fatto impazzire, ecco. Siamo sui 6,90 euro, 5,90 euro, si trovano anche a 7,50 euro da Coin. Sinceramente non andrò a prendere altri colori. Poi sono andata in una bioprofumeria, anzi in una eco parafarmacia eco bio, diciamo così si chiama, vicino qua alla mia città e ho voluto comprare due prodotti per la pulizia della casa, quindi in questo caso della Green Natural, che sono tra l'altro qui vicino a me, quindi sono fatti a Resana, a Treviso, quindi hanno una distribuzione più che altro locale. Questo si può utilizzare, quindi un eco detergente multiuso all'ossigeno attivo, si può utilizzare diluito per pulire i pavimenti, per pulire le superfici, come smacchiatore, si può utilizzare anche all'interno del detersivo loro per la lavatrice che quindi sviluppa ossigeno attivo che sbianca i prodotti. Qui siamo sui 3,20 euro, secondo me un ottimo prezzo e voglio proprio provarlo. Poi ho acquistato il detergente liquido per lavastoviglie, quindi qui siamo sui 5,30 euro, ma vedete proprio ce n'è tantissimo al suo interno. Ha un profumo, questo è al aiuto. Con menta e eucalipto, quindi è buonissimo. Poi, ovviamente, una volta messo nel cestello della lavastoviglie, non si sa, sono tutti naturali, quindi li voglio provare. Poi ho preso un rossetto Nabla Across the Universe, ve l'ho fatto vedere nel video precedente, quello della collaborazione. Ve lo faccio rivedere qui, molto bello, molto estivo. Praticamente io i colori dei rossetti sono quelli e vado avanti uno, l'altro, eccetera. Alla fine i colori sono sempre quelli. Questo però è molto bello, non ne avevo nessuno di questa tonalità. Sembra più violaceo sulla mano, ma sulle mie labbra risulta un pochino più rosa. Secondo me è molto bello. Poi ho preso un kit di Madara, Become Organic Start Now. Non potevo lasciarlo là, uno perché era il kit, due perché era l'ultimo, mi ha detto il signore, quindi potevo mai lasciare giù proprio l'ultimo kit della farmacia. No. Allora costa 20 euro e al suo interno abbiamo la mousse purificante, quindi per pulire il viso, che non avevo. E poi ci sono due creme viso creme viso notte e giorno. Queste probabilmente le terrò per la stagione un pochino più fredda, però mi piacevano, hanno abbastanza contenuto all'interno perché siamo a 25 ml per ognuno.
E quindi l'ho comprato molto volentieri per 20 euro, secondo me poteva valerne la pena. L'ultima cosa che ho acquistato in questa parafarmacia è stato l'olio solare di Alchemilla. Ha fatto tutta questa linea di solari nuova, ha un profumo buonissimo di cocco, di monoi, buonissimo. Questo è spray, è un olio secco, si assorbe immediatamente, vi lascia un velo molto luminoso ma che non è assolutamente untuoso, è naturale, protezione bassa, per loro siamo su protezione 15, per me anche se adesso queste luci sono pessime perché io continuo a fare video con luci naturali, quindi vengo pallidissima, però io sembro già abbronzata praticamente, però voglio proteggermi lo stesso, potrei tranquillamente usare protezione 6, ma vado con la protezione invece 15. Qui siamo sui 15 euro, credo, per questo olio solare. Vediamo come mi ci troverò. Ultimo regalino che mi è stato fatto, questo kit di prodotti Caudalie. Non sono prodotti nuovi, a dir la verità, tranne uno, però come formulazione di kit è l'ultima uscita. Qui dentro troviamo, vabbè, vi faccio vedere da qua, l'acqua micellare, questa qua. Questo è il prodotto nuovo, che è Vino Source. Che confusione che mi sto facendo. Vino Source, crema sorbetto idratante, quindi non ha oli minerali, non ha ftalati, non ha ingredienti di origine naturale, quindi dovrebbe essere molto valida per questa stagione. Poi abbiamo lo shampoo, lo shampoo per capelli idratante, abbiamo il doccia schiuma Fleur de Vigne, no, Rose de Vigne, abbiamo il burro corpo idratante, questo sì, contiene un silicone, credo, e in più per ultimo abbiamo l'Huile Divine, che è l'olio multiuso viso, corpo e capelli. Bene, questi sono stati i miei ultimi acquisti, spero di non farne più recentemente perché sinceramente mi sto riempiendo di ogni cosa, tra trucchi, rossetti, prodotti per le pulizie, sono completamente fino qua. Spero quindi di non cadere ancora in tentazione e fatemi sapere se avete già provato qualcosa, come vi siete trovati, fatemi pure qualche domanda se avete delle richieste da farmi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!